Riprendiamo la rubrica dedicata ai gaming PC con una build completamente marchiata AMD. 1200 euro di budget, due schede video RX 480 in configurazione Crossfire e case contenuto nelle dimensioni. Con questa build avrete ottime prestazioni con tutti gli ultimi giochi usciti e anche con i migliori programmi di editing video e di elaborazione grafica. Iniziamo subito con il processore scelto. Si tratta dell'FX 8370 Bright Cooler. Stiamo parlando di una CPU da 8 core che consente buone prestazioni in gaming e con tutti quei programmi che richiedono un uso intensivo del processore. Clock di base a 4 GHz e moltiplicatore sbloccato permettono di cimentarsi nell'overclocking più spinto. Le CPU Intel della serie K del socket 1151 sono più performanti dell'8370 in gaming, ma l'FX 8370 se la cava davvero bene con tutti i titoli attualmente in commercio. Il nuovo dissipatore Bright Cooler venduto con il processore è ottimo e vi permetterà di cimentarvi in un overclocking di buon livello. La scheda madre che ho scelto è l'MSI 970 Gaming, sicuramente una delle motherboard per processori AMD più venduta sul mercato. Naturalmente sto parlando di una scheda madre compatibile con il socket AM3 Plus. La scheda madre offre 6 porte SATA, 8 porte USB 2.0 e 4 USB 3.0. I componenti della scheda madre sono di ottima fattura e rispondono alle specifiche Military Class 4. Sicuramente il punto debole di tutte le build AMD sono le memorie RAM supportate, in questo caso fino a 32 GB di DDR3 con massima frequenza NoC di 2133 MHz. Come più volte detto sul canale, in realtà la differenza in termini di prestazioni tra la RAM DDR3 e quella DDR4 anche con maggiore frequenza in gaming è quasi impercettibile, nell'ordine di 1-2 fps. I due slot PCI Express 2.0, uno raggiunto da 16 linee, l'altro da 8, permettono configurazioni Crossfire. Degno di nota infine il comparto audio di questa scheda, davvero buono, così come la gestione della connessione LAN, garantita dal controller Killer E2205. Le memorie scelte per questa build sono le HyperX Fury DDR3 da 1866 MHz, nella quantità di 16 GB, più che sufficienti per qualsiasi necessità. Per il comparto archiviazione dati ho scelto un SSD e un HDD. L'SSD è il Kingston V300 da 240 GB. Disco veloce ed economico. L'HDD scelto per l'archiviazione della maggior parte dei dati è invece il Western Digital Kyber Blue da 3 TB. HDD solido e di marca affidabile. Passiamo ora al comparto più importante per chi utilizza il PC prevalentemente per il gaming, ossia quello grafico. Per questa build ho scelto due Radeon RX 480 nella versione da 8 GB in configurazioni Crossfire. Ho trattato più di una volta questa scheda video sul canale e ormai saprete che un Crossfire di 480 permette di avere prestazioni leggermente inferiori a quelle di una GTX 1080, ma con un considerevole risparmio di soldi. 8 GB di RAM video inoltre vi permetteranno di giocare tranquillamente alla risoluzione di 1440p e di 4K con i giochi meno esosi in termini di requisiti video. La RX 480, a differenza delle precedenti generazioni di schede video AMD, non consumano molti watt, neanche in full load, e questo ci permette di scegliere un alimentatore di soli 650 watt. Si tratta delle VGA Supernova, ottimo prodotto, certificato 80 Plus Gold e soprattutto completamente modulare. In un case di dimensioni medio-piccole come quello di questa build, avere un alimentatore modulare fa la differenza, in quanto la gestione dei cavi di alimentazione all'interno del case è molto più facile e bella a livello estetico. Il prezzo dell'alimentatore, che trovate in questo video e nel link in descrizione, fa riferimento all'ultima versione uscita, ossia il G2. Se volete risparmiare una trentina di euro, potete acquistare anche il modello precedente, il G1. Il case scelto per questa configurazione AMD, a mio avviso, è uno dei migliori mid tower attualmente in commercio. Si tratta del Corsair Carbide 400C, linea davvero bella e spazio sufficiente per tutto quello che serve. A voi la scelta infine di aggiungere o meno un lettore Blu-ray. Per questo video è tutto, in descrizione trovate tutti i link dei prodotti. Fatemi sapere che ne pensate di questa build, non mi stancherò mai di dirlo. Se avete dubbi o quesiti contattatemi sui social del canale. Se questo video vi è stato utile spolliciate e soprattutto se siete amanti dell'hardware e non vi sto troppo antipatico, iscrivetevi.